Ciao a tutti carichissimi, io sono Matteo Agostini e benvenuti in questo nuovo video. Siamo sempre stati abituati a vestire i panni del protagonista buono all'interno di ogni serie Pokémon, sconfiggendo i team malvagi e successivamente battendo capi palestra e divenendo così campioni della Lega. Ma che cosa succederebbe se dovessimo vestire invece il ruolo da protagonista, sì, ma nelle vesti di un capo palestra? E allora proprio per questo esiste Pokémon, This Gym of Mine, una ROM fan-made che ci permette per l'appunto di giocare un'avventura proprio nelle vesti di un capo palestra. Ringrazio e saluto l'amico Turna che mi ha dato modo di provare questa ROM e vi garantisco che seppur l'inizio sia un po' lentino, ma anche per capire esattamente il funzionamento del gioco stesso, man mano che si va avanti con l'avventura verranno sbloccate nuove aree dove chiaramente si potranno catturare nuovi Pokémon, oppure ancora la trama si andrà ad infittire sempre di più, ma soprattutto all'interno di questo gioco esiste il cosiddetto level scaling, sicuramente una componente molto importante a mio avviso per giocare un gioco Pokémon nel 2023. Il level scaling ci permetterà di non avere troppa differenza di overleveling e di farming rispetto agli allenatori avversari oppure rispetto ai Pokémon avversari che andremo ad incontrare. Tale differenza all'inizio sarà leggermente più ampia, ma nemmeno troppo, in modo tale per l'appunto da darvi la possibilità di cominciare la vostra avventura. Dovrete inoltre contribuire allo sviluppo della città, cercando di costruire nuovi edifici e cercando quindi di mandare avanti l'economia della stessa. E attenzione! Non morite troppe volte, altrimenti dovrete ricominciare. Ma ora, bando alle ciance, venite con me che vi voglio mostrare questo gioco, il suo funzionamento e capire un pochettino esattamente di che cosa si tratta. Ehi, frena! Hai lasciato mi piace e ti sei iscritto al mio canale? Guarda che ti vedo che fai il furbo, forza, ci metti veramente un secondo, ma sostieni il progetto alla grande, per cui like ed iscrizione e andiamo a godere. Buonasera a tutti carichissimi, ben ritrovati, eccoci qua, siamo pronti a scoprire insieme Pokémon, This Gym of Mine. Pokémon sì, ma sono un capo palestra. Partiamo e vediamo un pochettino. New game. Ok. Vediamo un pochettino. Hello, sorry to keep you waiting. Perfetto. Welcome to Gym Leader Registration. This program is designed to help ensure the gym you take over is customized to fit how you battle. Ok. Sei stato scelto per le tue abilità. Da allenatore, chiaramente. Bene, vediamo un po'. Allora, controls, ok. Job, vediamo un pochettino che cos'è. Ok, no, qua ci dice esattamente cosa fa un capo palestra. Il tuo lavoro è quello di testare la forza degli allenatori locali ed assicurare... tu sei champion, ok. Tuttavia non è tutto. Città... rispetto a lot for you. Keep them happy and most importantly safe, ok. Ok, quindi saremo praticamente un modello per molti e chiaramente un ottimo allenatore. Va benissimo. Get in touch with the community, molto carino. Help the weak, quindi aiuta i più deboli e sfida i più forti. Ok. Questa è la tua missione, ok. Direi che possiamo andare. Andiamo a mettere il nostro nome. Siamo Ago. E via. Ok. Vai, perfetto, si parte ragazzi verso questa nuova sfida. Sembra fatto molto bene il gioco, comunque per questo inizio promette molto bene. Ok, vediamo un po' sul typing. Ghost, ok. Perfetto, io direi di partire da questo ragazzi. Allora, ci sono 3 Pokémon nel suo database con questo tipo. Please select your partner, ok. Allora, dobbiamo partire tra e scegliere uno tra Misdreavus, Duskull o Drifloon. Andiamo di Mizd, dai. Andiamo di Mizd per la lore. Perfetto. Nickname per il Mizd? Ovviamente sì. In Mizd. Bene, partiamo ragazzi per questa avventura. Non vedo l'ora, non vedo veramente l'ora di vedere com'è. Ok. Ah, oh, you must be the new gym leader. Ok, certo, siamo noi. Welcome to New Day Plain. You're taking over the gym in Humble City, yes? I'm the mayor. Ok, lui è il sindaco. Dalton. Ok. Can I get your name? Ago, wonderful. Perfetto.
Perfetto, sindaco, siamo noi. Dai, facci vedere un pochettino di che si tratta. Facci capire un pochettino come funziona qua. Don't worry, if you follow my advice, we reshape the image of a gym leader. Ok. The fact that it is pretty straightforward. I'll be waiting for you in front of the gym. Perfetto. See you then. Va bene, ci vediamo direttamente di fronte alla palestra. Hai preso tutto, giusto? Pokédex, poche gear and your running shoes. Feel free to check before you get too far. Ok. Io farei attenzione, però in realtà vorrei andare dal sindaco prima. Per capire un attimo il funzionamento. Quindi cerchiamo di portarci dal sindaco prima di far tutta sta roba qua. Che credo sia qua. Eccoci qua, Umbal City. Ho fatto il nuovo avviso. Eccoci qua. Perfetto. Ok. Come è stato il viaggio? Ok, vai tranquillo. I locali non ci hanno dato alcun problema. Vediamo un pochettino. Let me show you. Ok. Facci vedere un po'. Mostraci un pochettino come funziona, sindaco. Questa è la tua casa. Perfetto. E va bene tutto. Quindi accanto al centro Pokémon e accanto alla palestra. Quindi più semplice di così. Ma lei dove va, scusi? Scusi, signor sindaco. Dove? Mi scusi, signore. Va bene. Ti incazzare. Va bene. Noi entriamo in casa nostra. Qui c'è il lettino. Ok, no, niente. Ci dice praticamente di incontrare il sindaco. Qua c'è un pacco, Aspettate un attimo. Qua c'è un pacco. It's your stuff. Looks like everything is here. Ok, qua ci sono praticamente le nostre cose. Ok. C'è un ATM. Shadow Ball. Grande. Ottimo. You should probably head to the Town Hall now. Ok. Quindi ora dobbiamo andare a Town Hall. Perfetto. Andiamo subito a sfidare il bulletto di quartiere. Vediamo un attimino se riusciamo a fare la lotta in modo preciso. È vero, ora abbiamo anche un level up. Quello Scraggy sicuramente rompe, Altrimenti dobbiamo per forza, ragazzi, catturare dei Pokémon di tipo Ghost. Cioè, su questo non c'è discorso. Grazie per il follow, carichissimo. Ok. Owl, va bene. Poscio. Sbolliamo qua. Ancora Scraggy. Cioè, o meglio, Scraggy. Dopo prima l'abbiamo visto. Droppino, no, Lir, dai, fammi Lir. Bravo. Let's go. Andiamo. Solo in palestra sei obbligato, ok. Intanto qua che noi facciamo un bel level up. Battiamo il bulletto. Ok, andiamo dal sindaco e ci voleva vedere. Vediamo un po' che cosa ci dice il sindaco. Eccolo lì. Grazie, sindaco. Dici un po'. Prima di tutto, sai, un gym leader non può usare Pokémon che non condividano un tipo con la loro palestra, ovviamente. Tuttavia, c'è un'eccezione. Puoi usare un massimo di 2 Pokémon che non condividono il tipo con la tua palestra. Però, you have to know your gym signature move. Ok, ok, devono avere comunque la signature move della palestra. Quindi dello stesso tipo. Come dicevo, immaginavo che ci dovesse essere qualcosa che condividessero per l'appunto. Se non il typing, quantomeno la mossa deve essere in condivisione. Il che è ok, mi va bene. In più, se perdi troppe battaglie di fila, chiaramente, perderai il tuo status di gym leader. Ok. Same goes if the public isn't too fond of you. Ok. Keep your people happy and your Pokémon strong. Va bene. Questa è la base che un super gym leader deve avere, per cui sono formati. Helping people out can boost your reputation. Ok, quindi aiutare anche praticamente le persone all'esterno della palestra aumenta la reputazione. Va benissimo. Also you can put your money into helping improve the city. Ah, ok, quindi noi praticamente possiamo dei veri e propri investitori e finanziatori per quanto riguarda la città. Ah, ok, proprio costruendo edifici quindi. Ok. Talk to the man at the desk for plans and he can help you invest. Ok, quindi c'è praticamente un uomo che ha proprio la funzione di indirizzarci nei vari investimenti.
Ok, ok, capisco, capisco, capisco. Fine, you can check. Ok, perfetto, vediamo. For starter, you should get a gym guide to assist you. Ok. Why don't you check your email? Non mi sono application waiting for you. Ok, quindi ci sono anche praticamente degli aiutanti. Intanto vediamo che cosa dice l'amico che ci consiglia dove investire. Looking for building plans? Welcome, vediamo un po'. Building plans 1, 2 e 3. Ah, c'è anche la demolizione, tra l'altro. A blueprint for a normal building. Ok. Beh, in generale 2 da 10.000 e 1 da 25.000, con la demolizione a 5.000. Ovviamente non abbiamo modo di costruire edifici, quindi non si può fare. Allora, ha detto di controllare la nostra mail, quindi qua immagino, che è la nostra casella postale, no? La nostra mail, diciamo, casella postale a tutti gli effetti. There are 3 applications. Which one do you want to check out? Gym Guy, All Gym Guy e Gym Girls. Vediamo un pochettino, perfetto. Abbiamo registrato lei nel Pokégear. E luogo, it's me, Mayor Dalton. Ok, perfetto, sindaco, mi dica. Se mi viene found you, I wrote down your number. Ok, just want to check on the application process. Ok. Hai trovato qualcuno? Perfetto. Andiamo a riposarci, perfetto. E riposiamoci, sindaco, ci si riposa. Bellissimo, siamo già dentro la palestra. Ah, praticamente ci siamo riposati in automatico. Perfetto. Good morning, Ago. Buongiorno anche a lei, signor sindaco. Vediamo un pochettino. Mi dica tutto sulla palestra. I'm Jimmy and she's my sister Sandy. Ok. We give it all if you give it all as well. Ok. Daremo tutto se tu darai tutto. Certo, chiaramente sì. Gym training is a vital part to any gym. E certo, chiaramente gli sfidanti sono la parte vitale e importante. Ti consiglio di controllare la tua mailbox spesso. Per una via, ok. While at the gym, for the duration of your hours. Sit down each other beats, you'll get a badge. Va bene. Remember, too many losses will force you to give up the position. Ok, ma noi non perderemo. Noi non perderemo con il tipo spettro, mio caro sindaco. You won't be forced to open the gym every day, however. Ok, quindi non tutti i giorni dovremmo stare in palestra. E quindi non tutti i giorni dovremmo affrontare sfidanti. L'apertura e le chiusure della palestra dipendono da te, perfetto. Non stare via troppo, you still have a job to do. Certo, abbiamo un lavoro da svolgere. Just walk into the gym and if your team is in order, you will begin the day, ok. Since you're just starting out, your team needs to have exactly 3 Pokémon before starting the day. Ok, quindi dobbiamo avere 3 Pokémon prima di iniziare le vere e proprie lotte. No more, no less. So, rise up in the ranks and you will have to increase the amount. Come non detto. Quindi dobbiamo banalmente andare solo a incrementare la reputazione all'inizio. C'è solo il boschetto in basso? Ah no, vedi. Miser Mesh, ok. Proviamo subito un attimino com'è il discorso. Perché poi sennò di Shadow Ball si rischia solo di shortare del Mice dopo. Madonna, all'11. Bellissimo. Bene. 1, 2, 3. Let's go! Vai! Dritti al 13, ragazzi. Al 13. Allora, il fatto è che Shadow Ball gli tira veramente una saccagnata incredibile. Andiamo di Psywave. E noi si flincia. Ovvio. Ovvio che noi si flincia. Buono. Siamo di ball. Ne abbiamo 5 e basta però, eh. Dai, prendilo. 2, 3. Let's go. A godere. Benissimo, ragazzi. Abbiamo i 3 Pokémon. Misdreavus, Drippy e Delmise. Mi vanno bene, onestamente, eh. E praticamente ti vivi il gioco da un'altra prospettiva, a tutti gli effetti, ragazzi. Ti vivi veramente il gioco da tutt'altra prospettiva. Perché, cioè, viversi il gioco da questa prospettiva qua, secondo me, è molto più bello. Siamo sempre abituati alla solita a viverti da protagonista in un certo modo, no? E invece in questo modo qua sei capo palestra e tutt'altra roba. Andiamo a venderci Star Piece. 6.000, perfetto. Abbiamo 27.000 e non è poco, eh. Looking for building plans? Sì, ok, allora.
Cerchiamo di capire un attimino che cosa. Use it to construct a building with history. Ok. Use it to construct a technologically advanced building. Use it to construct a rather unique building. Allora, io farei 2 da 10.000. Andiamo a costruire 2 da 10.000. How many? 1. Vediamo in realtà che reale vantaggio ci danno. Prendiamo 1 e 3. E cerchiamo di capire come funziona in questo momento. No, non c'è altro. Please come again. Ok. Capiamo un po' com'è la situazione qua. Sono questi e li stanno costruendo. Wow. Cioè, in realtà questi c'erano già. A new building? Ok. We don't have any place set. We can get started. Oh, would you like to use the normal city plan? Ok. Ah, ok. Ci dobbiamo parlare noi, perfettamente. Perfetto. E a questo punto ci mettiamo l'altra struttura. Ok. Perfetto, qua abbiamo fatto le due strutture. Molto carino. Il fatto è che qua non si può entrare a questo punto. Immagino siano delle entrate passive. Direttamente. Cioè, ci farmeranno dei soldi. Credo. Io farei una sfidozza in palestra, onestamente. Vediamo subito come sono le sfide in palestra. Abbiamo un 14, un 11, un 13. Davvero gym leader, dai. Dai. Start the day, vai. Ok, c'è proprio direttamente gli allenatori, ok? Gli sfidanti così, pronti via. Starly. Ok? Al 3. Vabbè, questo lo devastiamo però. Questo lo devastiamo. In realtà dobbiamo livellare anche gli altri, però qui cosa livelli con i Pokémon al qua? Cioè, qui one shot e basta. Perfetto. I'll show you next time, perfetto. Your reputation went up by 10, perfetto. Booster, your gym trainings boosted your reputation, perfetto. Ok, back to back. Aaron. Anche questo credo sia regionale, eh. Roar. Ah, ci fai un piacere, guarda. Ci hai fatto una cortesia, in realtà. Fra? Meno male abbiamo il Mist, che è più veloce. Ci ha seccato del mais di Dragon Rage. Ok. Ok, più 30 però, eh. Guarda come sono uno back to back all'altro. Chiaramente immagino che verranno. Si coseranno, vabbè, Fletchling al 2. Sì, ok, quando c'è l'allenatore più forte sicuramente ha mosse come Dragon Rage che rompono parecchio le balle. Spammiamo un po' di Psywave qua. Easy. E la Iena. Vai di Sball, tanto crepa comunque. Post. Bene. Vediamo se ne arrivano 4 di filo o ne bastano 3. Potete più 20. 4, ok, ce n'è un altro. Bene, bene, però ci piacciono tutti sti allenatori uno dietro l'altro, eh. Mettiti primo come primo. Ma non posso switchare fra. Oddio mio. Stordi? Ma guardalo. Guardalo. Guarda sti Aaron del cabo. Bravo, Mist. Guarda sti Aaron del cabo. Ah, questo ci darà soldi e reputazione, immagino. 416. Che è ok. Più 30, anche qua. I see to be all the trainers that are coming to the road today. Ok, abbiamo sconfitti tutti. It's time to close up the gym, perfetto. Quando dice you can either straight go home or to go to the break room. Sometimes your gym trainers will gather there. Ok.
Some of them might give you items, okay, as well. Ok, carino. Make sure to check in frequently. Go to break room, sì. Godere. L'hanno fatto veramente molto, molto bene. Hey, Iago, looking for a quick chat. Ok. Va bene. Wanna join? Ma anche no al momento. A parte non c'è nulla, quindi sì, devo per forza joinare. Same with your gym training, the respect for you has grown, ok. Ah. The fuck? Should get some rest, ok. Riposino fatto. Ok, qua abbiamo preso delle ricompense. Il problema è dove le prendo io queste ricompense a questo punto? Ah, da qua immagino. Earth scale. Someone is at the door, ok. Si sta andando avanti con la storia. Jim Girl, oh, hello, Ago. Mayor Dalton want me to come by and ask you... I think he wants to talk with you. Ok, cioè il sindaco ci vuole parlare. Ago! Kiddo! 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 You keep blowing me away. You have the vision, we just might have to make the city bigger. Ok, vogliamo ingrandirci, forza. I got word from the Pokémon League. Attenzione! Ci cercano per diventare campione? Quando vuoi. The due for an increase in rank. Let's go. Grazie per il follow, carichissimo. Let's go. Let's go. Gym leader rank 2. Si gode. Eccomi, sono Hiddo. No, vabbè, ragazzi. Andrea. Benvenuto, Andrea Hiddo. Benvenuto. Hold it right here, pops. Eccoli, eccoli i bulletti. And I have an issue without... ok. How about you take a step back and let us go down the four? Citizen, not another game of ruffians. I thought we were done with these guys, with the gym leader got here. Should we just... vai. Lottiamo contro i bulletti di quartiere, forza. Scraghi. Vabbè, Drippy, il problema è che ci morirai, però. Flincialo, dai, flincialo un pochettino, che dobbiamo fare? Giusto per levargli un po' di danno. Intattack, morto. Morto. Ah, questo sì che è l'Emma. Questo sì che è l'Emma. Questo sì che è l'Emma. Ok, qui abbiamo rollato bene, Shenshu. Sbolla, 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 sbolla. Get one shotted. Eratos. Ok, ah, potevo fare anche Psybeam, qua era meglio, onestamente. Lir, ok. Di Psybeam. Quanto cazzo regge sto robo? Va bene. Le super poche tutte qua. Basta dei rollini un pelino più alti, di questi. Sono un po' bassini, porca. Palettina. Oh, siamo a rischio, Siamo a rischio. 30, ok. Merda. Cos'ha la super, Torment, ok. On close. Andiamo di ex. E killiamo, va bene. Una super un po' buttata, a saperlo, però non avevamo troppi pochi HP. Se ci attacca ci moriamo. Ok. Li abbiamo sconfitti. Ho un'idea. Commercial District, finalmente abbiamo sbloccato l'area superiore, ragazzi. Abbiamo sbloccato l'area superiore. Abbiamo sbloccato l'area superiore. Intanto vediamo cosa c'è nella casella della mail. Ok, una squama cuore, non si butta niente. Va benissimo. A posto così. Bene. Vi è piaciuto, ragazzi? Come gioco? Secondo me è molto bellino.
Carichissimi, siamo giunti anche al termine di questo video. Io ovviamente spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace e di iscrivervi al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto. Chiaramente questo gioco ha una continuazione. Io vi ho fatto vedere, diciamo, la parte principale del early game, per così dire. Ma se volete saperne di più, vi aspetto su Twitch, sul mio canale Matteo Agostini VGC, per continuare insieme questa bella avventura e tante altre challenge. Noi ci vediamo pronti e per l'appunto carichissimi ad un nuovo e prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!